Allora, prossimo relatore, direi in medicina, vi assicuro, nel mondo medico, medicina, ho trovato poche persone con questo grande entusiasmo che ha nel voler migliorare la qualità della vita delle persone, di creare cultura, di fare la differenza. Probabilmente perché la sensibilità che parte da chi ha a che fare con il mondo animale, poi dice, sì, le soddisfazioni penso che grandi gliele diano il mondo animale. Ma avere poi questa preparazione, quindi medico, anche medicina umana, è qualcosa che penso che possa fare grande differenza nell'approccio poi alla salute. E quindi è un onore averti qua, il dottor Eyad Assad, grazie di cuore, è un privilegio, grazie di cuore. Posso lasciarlo così, si sente? Buongiorno a tutti. Ovviamente è anche un onore per me stare qua a parlare di questi argomenti, dell'approccio medico, che secondo me non è per niente scontato. Oggi facciamo l'approccio... Si sente bene? Preferisco così, perché io gestisco, come tutti gli orientali, diciamo. E per fortuna anche. Sì, ok. Quindi oggi facciamo il confronto tra l'approccio della medicina tradizionale con quella alternativa. Quindi nel paziente acuto e nelle emergenze, secondo me, non c'è alternativa alla medicina tradizionale. Se il paziente ha un infarto, deve correre immediatamente in ospedale, senza se e senza ma. Ovviamente il discorso è diverso per tutti i pazienti cronici, per la prevenzione e per il benessere e quindi anche la qualità di vita e la longevità. L'approccio al paziente cronico nella medicina tradizionale è quello di cancellare il segno clinico al più presto possibile. Quindi ho il mal di testa, antinfiammatorio, antidolorifico, ho il reflusso, quindi antiacido e così via. Il paziente, quindi c'è anche un problema paziente, cioè il paziente cronico rappresenta quasi tutti, cioè sono tutti pazienti cronici. Nonostante tutto sono tutti pazienti cronici tradizionali, nonostante che forse non risponde alle loro esigenze. Non hanno tempo, non può fermarsi, terapie consigliate dal primo che trovano, e comunque, oppure da internet e così via, e terapie fai da te. Quindi abbiamo anche un problema pazienti, quindi abbiamo un problema approccio, abbiamo un problema di medicina, ma anche di paziente che non ha punti di riferimento. Allora, come approccia il medico tradizionale a un problema? Cioè, io ho il rubinetto aperto, il lavandino pieno e che gocciola. Il paziente tradizionale, il medico tradizionale asciuga per terra. Ovviamente invece bisogna cercare di chiudere il rubinetto se vogliamo fare una medicina alternativa. Allora, la diagnostica nella medicina tradizionale, ovviamente risonanza, TAC, ecografia, non si può mettere in dubbio l'utilità di questo tipo di strumentario. Sono un grandissimo risultato della ricerca della medicina tradizionale. Fare medicina di precisione senza diagnostica è un'utopia. Molti dubbi possono essere sull'utilizzo, sul timing, sull'abuso di prescrizioni,
vengono prescritte molto tardi, spesso arrivi già dalla, ormai molti gastroenterologi, arrivi già dalla porta, ti vuole dire vai a fare la gastroduodenoscopia, cioè non ti vuole neanche parlare, vai a fare la gastroduodenoscopia. Poi c'è il problema degli esami biochimici. Allora, gli esami biochimici possiamo dividerli in quelli di base, che quelle che vengono prescritte sempre e vengono elette sempre. Cioè sempre che ti fanno il biochimico, emocromo, elettroforesi e qualche altra informazione. Questo è l'esame di base, che quasi tutti prescrivono e fanno. Questi esami vanno benissimo nel paziente acuto, se ci rendiamo conto, se ragioniamo un attimino, sono ottimi, anche di certi marker, sono ottimi per il paziente acuto, perché io ho infezione, vado a vedere, c'è aumento di globuli bianchi, tutte queste cose, la proteina C reattiva va benissimo. Nel paziente cronico, la lettura di questo tipo di esame quasi sempre non dà nessun tipo di informazione, e invece il paziente va lì, va dal medico, le presche, soprattutto i medici di base, prescrivono questo tipo di esami e poi gli dicono tranquillo, c'hai un po' di colesterolo, c'hai un po' di glucosio, stai tranquillo, mangia un po' di meno e così via. Quindi finisce un po' tutto lì. Quindi adesso sono nati altri tipi di esami biochimici che sono molto più performanti, tipo il microbioma, tipo acidi organici urinari, genomica, proteomica, tutti questi nuovi profili che sono nati negli ultimi anni e sono sempre più performanti e vengono elette sempre meglio. Ovviamente la medicina funzionale si è fatta forte, diciamo, di questo tipo di esami, e quindi i medici funzionali spesso negli Stati Uniti chiedono molti di questi esami. Ovviamente c'è anche il problema di lettura degli esami. Spesso in medicina tradizionale abbiamo range, quindi il paziente sta nel range, va bene. Sappiamo che, per esempio, il diabete inizia 20 anni prima con l'insulino resistenza. Quindi tutto quello che è stato prima, niente. Io come medico tradizionale aspetto che tu arrivi da me. Ti aspetto, quindi arriviamo, c'è il diabete. Ma prima qualche consiglio così, ma dura 3 minuti, 5 minuti, mangia un po' di meno, attenzione, questo è. Quindi ovviamente la medicina funzionale, per fortuna, inizia già a distinguere all'interno del range questi valori che possono avere un significato completamente differente. Allora, medicina alternativa. Secondo me il termine non va. La medicina, non c'è una medicina alternativa, c'è una medicina buona e una medicina non buona, c'è una medicina che funziona, medicina che non funziona, un paziente che guarisce, un paziente che non guarisce, non c'è una medicina alternativa. Spesso usano pochi mezzi diagnostici e basano tutto sulla diagnosi, diciamo sulla visita clinica, anamnesi dettagliata e così via. Allora, poi c'è l'approccio biofisico, approccio biochimico. Medicina orientale quasi tutta biofisica. Tutto dipende solo dalle vibrazioni e diciamo poche anamnesi, e molte anamnesi, poca diagnosi e così via. In genere parlo, ovviamente non parlo di persone, perché è chiaro che il problema è generale. La medicina tradizionale non esiste. Per loro non esiste, nella maggior parte dei casi, non esiste l'aspetto biofisico, la vibrazione, l'energia, non esiste. Noi sappiamo che l'aspetto energetico di un organismo è estremamente importante, non va mai trascurato. Noi siamo come un laser, le nostre frequenze dovrebbero essere in fase e coerenti. L'organismo malato ha le frequenze non in fase e neanche coerenti. Allora, adesso entriamo un po' meglio nel discorso approccio. Allora, in medicina tradizionale c'è l'approccio del POA, cioè cosa vuol dire? Io parto da una gamma di posizioni, un segno clinico, il vomito,
parto da una gamma di possibilità diagnostiche e poi arrivo a una, di solito un segno clinico, anche quello, poi lo chiamo diagnosi. E invece non dovrebbe essere così, perché se io, facciamo un esempio, il paziente che ha tachicardia, tachipnea, dolore al braccio e al petto, sudorazione, eccetera, arriva al pronto soccorso, accertamente elettrocardiogramma, ecocardiografia, markers, eccetera, diagnosi, infarto, terapia, angiografia, stent. Ovviamente il post-intervento dobbiamo vedere quanto ha recuperato quella parete del muscolo cardiaco. Poi si manda a casa con una terapia a vita. Ma la causa dell'infarto? Niente, nessuno lo sa. Perché ha avuto questo paziente infarto? Non lo sappiamo, non ce ne frega. Allora, adesso andiamo all'approccio integrativo per la prevenzione. Allora, per poter fare prevenzione, dobbiamo avere dei valori predittivi. Cioè, è una cosa banale, però non è sempre così scontato, perché si fanno delle analisi che non c'entrano niente e si dice non hai niente. Invece dovrebbero essere predittive. I concetti di prevenzione non possono prescindere dalla cultura epigenetica. Ok? I medici dovrebbero essere preparati a tutto questo. Dovrebbero avere dei mezzi diagnostici che possono essere test biochimici, test biofisici o strumenti diagnostici. Noi di solito che cosa facciamo? Chiamiamo la diagnosi precoce, cioè la mammografia, la colonoscopia, li chiamiamo prevenzione. Se proprio vogliamo esagerare possiamo fare prevenzione di secondo livello, ma non è prevenzione questa. Ok, l'approccio. E quindi a proposito di epigenetica, la nostra salute dipende dall'ambiente in cui viviamo, quello che viviamo, risparmiamo, mangiamo, eccetera. All'interno dell'ambiente l'equilibrio tra l'uomo, l'animale e le piante, e questo è praticamente determina la nostra salute. Quindi l'influenza dell'ambiente sulla biomassa, dove c'è DNA, c'è epigenetica, c'è ambiente, c'è influenza. Qualsiasi organo, l'intestino probabilmente, perché ha più DNA di tutti, probabilmente quello subisce ancora di più l'epigenetica di tutti. Una delle cose più interessanti da punto di vista scientifico, credo, che secondo me possa essere, può aprire veramente un futuro importante nel mondo scientifico, è quello di avere la stessa epigenetica dei nostri animali domestici. Io e il mio cane abbiamo la stessa epigenetica. Viviamo nel stesso ambiente, respiriamo la stessa aria, mangiamo spesso la stessa cosa, anche se non mangiamo la stessa cosa, ci tocchiamo, ci portiamo le mani sulla bocca e quindi spesso abbiamo veramente la stessa epigenetica. Quindi studiare un cane che vive 14 anni è veramente molto più semplice che studiare una. Com'è? Il tuo vive, il tuo prende selfie. Allora, a questo punto possiamo dire che i nostri animali forse sono la sentinella della nostra salute. E io penso che questi concetti sono davvero forti, davvero si può collaborare, davvero si può iniziare un'altra epoca di studio. Per fortuna da qualche mese è disponibile un test S-Drive anche per cani e gatti. Mi è capitato di fare l'S-Drive a un padrone al suo animale. Cosa esce fuori? Che tutti e due come prima priorità avevano elettrosmog. Cioè io in questo caso veramente ho chiamato subito Giorgio e vedi che il mondo è veramente forse sta cambiando. Ok. Quindi la soluzione è probabilmente l'approccio integrato al problema, cioè la PIA. Prima era nel paziente acuto non ci abbiamo alternativa al PO, ma non risponde per i pazienti cronici. Quindi c'è l'approccio integrato al problema, quello che può rispondere ai nostri problemi. La medicina tradizionale non è preparata, lo dobbiamo dire, purtroppo è così.
È così, la medicina non è preparata, non lo fa, semplicemente non lo fa, nascondono i segni clinici. Io ho ipertensione, cosa fa? Cos'è l'ipertensione? Vasocostrizione. Cosa faccio io? Da una patologia apro il vaso con il calcio antagonista e creo un'altra patologia. Ma questo della guarigione non c'entra niente. Non è guarito il paziente. Ha meno segni clinici, non farà l'infarto, siamo d'accordo. Ma questo paziente ha un'altra patologia. Quindi è la sua patologia base, sta camminando. L'ipertensione parte, tutte le forme ipertensive partono con un'infiammazione del vaso. Una forma infiammatoria. Non sempre è facile capire la causa, non sempre è facile risolverla, ma comunque tutte partono con un'infiammazione del vaso periferico. Periferico, perché poi cosa facciamo come cardiologi? Facciamo l'ecocardiografia, le carotidi, ciao, stai bene. Il periferico? Niente. Ok. Come vedo io la PIA, cioè l'approccio integrato al problema? Tutti i pazienti, tutti sappiamo che abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. I pazienti quasi tutti sono pazienti allopatici. I pazienti cronici quasi tutti sono scontenti dei risultati della medicina tradizionale. I medici tradizionali quasi tutti tendono a svalutare il medico che ha un approccio diverso da loro. Quindi qualche caso eccezionale ci sarà, però non c'è nulla di vero e proprio comunicazione. Cioè, parliamo due lingue differenti, siamo due mondi differenti. Quindi potrebbero essere qualche spunto per le strategie da applicare per cercare di fare qualche cosa in questo senso. Quindi fare medicina alternativa non vuol dire non fare analisi e accertamenti. Creare gruppi di lavoro con approccio integrativo, cioè quindi medici, infermieri, segretarie. Cioè io non posso fare un lavoro che la mia segretaria, e sappiamo tutti che è così, faccio un lavoro, la mia segretaria non sa cosa faccio. Cioè anche io ho l'obbligo di informare, di educare la mia segretaria alle cose che faccio. Quindi farmacisti, imprenditori, qua c'è da investire. Giornalisti, eccetera. Quindi trovare dei punti di ponti con i medici tradizionali, applicare il nostro approccio alle varie discipline, quindi fare la dermatologia funzionale, fare l'estetica funzionale. Cioè l'estetica non è carrozzeria pura, cioè non è io solo sono un carrozzeria, devo togliere, mettere, applicare. Cioè devo parlare di salute quando faccio medicina estetica. Fare un lavoro divulgativo al paziente, anche scientifico, documentato, con evidence-based medicine. Investire tempo, denaro, passione, amore e energia. Usare la parte buona della medicina tradizionale, rendendola propria. Cioè nessuno ci deve impedire di utilizzare anche i mezzi della medicina, perché i mezzi sono buoni. Vengono utilizzate nel tempo giusto, al paziente giusto, nella quantità giusta, e tutto deve essere veramente con un approccio giusto, perché se non c'è l'approccio, tutto questo cade. Quindi l'approccio funzionale è probabilmente attualmente quello che risponde di più a quello che noi diciamo la medicina integrativa. Quindi l'organismo è un'unica entità funzionale. L'organismo è formato da diversi sistemi interconnessi tra di loro. Qualsiasi malattia altera l'equilibrio di tutto l'organismo. Qualsiasi malattia altera l'equilibrio di tutto l'organismo. Qualsiasi terapia tradizionale, antibiotico, steroidi, chemioterapia, eccetera, altera ulteriormente l'equilibrio dell'organismo. Io quando finisco il mio intervento, cioè se io do l'antibiotico per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, io sto ulteriormente alterando l'equilibrio. È vero che io ho salvato la vita a quel paziente, è vero, perché nella paziente acuto non abbiamo alternativa, ma io devo capire che la sua patologia di base e quello che ho fatto io hanno ulteriormente squilibrato quell'organismo. Intervenire
Quindi solo attraverso un approccio sistemico funzionale si riesce a analizzare tale squilibrio dei sistemi e di conseguenza dell'organismo. Intervenire in modo sistemico, integrativo, attraverso lifestyle, cioè tutto quello che dobbiamo fare, e quello non possiamo. Allora, non esistono farmaci per riequilibrare, non c'è. Con un farmaco io ho un blocco un meccanismo o accelero un meccanismo, ma io non posso attraverso un farmaco riequilibrare l'organismo. Servono interventi più complessi per riequilibrare, che vanno a livello epigenetico, che devono risistemare il discorso epigenetico. Qualsiasi disturbo è un disturbo epigenetico, anche quello acuto, magari quello poi si riaggiusta subito per i fatti suoi, perché l'organismo ha la sua resilienza, ma io, se ho la patologia cronica, più cronica è, più questo assetto, più questo meccanismo che sta soprattutto, cioè l'epigenoma, viene alterato. Quindi noi dobbiamo riqualificare questo sistema. Questo è un mio approccio, diciamo così, faccio un esempio velocissimo di un approccio che può essere un approccio integrato. Il paziente arriva con un profilo di base di sangue, cioè inutile che arrivi senza queste analisi del sangue, arriva, ho già deciso qual è, tanto non è, se mi serve anche quello di base, quello che lo chiamano di base, mi sta benissimo, perché lo devo interpretare, intanto devo vedere se il paziente è acuto o cronico, e da quello già me lo dice. E poi devo iniziare anche qualche valore che mi potrebbe dare qualche informazione sul paziente cronico. All'arrivo, test S-Drive, anamnesi approfondita, visita clinica, spirometria, esame DEXA, cioè la composizione corporea, e l'ecografia total body. Cioè, ogni paziente che entra, io le faccio queste. Appena entra, cioè 2 ore e mezzo, e poi gli do quello che deve essere preso come stile di vita. Cioè, non posso intervenire con i farmaci, non è che non voglio. Mi piacerebbe avere un giorno un farmaco che ha giù, ma non lo può fare. Non sta nelle sue corde. Quindi, secondo diciamo una delle classificazioni della medicina funzionale, l'organismo viene diviso in 7 sistemi. Sistema della funzionalità gastrointestinale, quello di immunità, infiammazione, flammaging, energetico e funzionalità mitocondriale, la detossificazione, la distribuzione, cioè cardiocircolatorio, compreso il periferico, la comunicazione, sistema nervoso centrale, neurotrasmettitore e ormoni, e il sistema di integrità strutturale, cioè l'organo per funzionare deve avere una sua integrità strutturale. Quindi poi si danno i consigli che abbiamo detto. Allora, vediamo ognuno di queste cose che facciamo, quanto può partecipare, quante informazioni mi può dare. Solo con l'anamnesi poco niente, sinceramente. Poi sicuramente ci sono dei clinici più bravi di me, ma possono tirare qualche altra cosa in più dall'anamnesi e dalla visita clinica, però sempre poco o niente. Allora, l'esame del sangue, anche questi, cioè quelli per il paziente cronico, se il paziente è acuto sicuramente quelli mi stanno dicendo c'ha la PC reattiva, vai a vedere perché c'ha la PC reattiva alta, ma se quelli sono fermi, l'infiammazione acuta ferma e tutto il resto, ma il paziente ha infiammazione, non è vero che non c'è infiammazione, perché l'infiammazione a basso grado non c'entra niente. Io posso andare a cercare l'interleuchina 1 piuttosto che l'interleuchina 16, sì, ho capito, però comunque sempre andare a guardare dal buco della serratura, perché se non l'ho beccata quella, devo avere un approccio sempre largo, altrimenti è difficile veramente arrivare. Quindi ovviamente anche questo mi può dare qualche informazione più, diciamo, sull'insulino resistenza. Ecco, sicuramente questo è uno dei grossi problemi della nostra vita attuale. Poi la DEXA, favolosa per quanto riguarda il grasso viscerale e lo scheletro, il muscolo e i grassi, distribuzione, qualità, quantità, va benissimo. Poi la spirometria. Quindi informazione importante solo per la funzionalità dell'apparato respiratorio. Quindi l'ecografia total body mi dà tantissime informazioni. Tolto
la, diciamo, il sistema nervoso centrale, gli ormoni, così anche l'acqua, che cosa ci può dare, però ci dà molta informazione, perché io lo devo anche andare a interpretare. Se io vado a fare la shear wave al fegato, io vedo quanto il fegato è elastico. Allora, se io ho il fegato che ha una shear wave 9, che dovrebbe essere non superare 4, e questo fegato non funziona, questo non riesce a detossificare. Questa è un'informazione che mi serve anche nel paziente cronico. Quindi, cioè, non è l'ecografia non è nata solo per prendere, per vedere il paziente infartuato. Il gastroenterico quasi viene completamente trascurato dai gastroenterologi e ti mandano direttamente alla gastroduodenoscopia. Ti dà tantissime informazioni sull'apparato gastrointestinale, l'espessimento della parete, la stratigrafia, il contenuto, può essere di gas, può essere lo svuotamento, sono tante informazioni che tu puoi avere immediatamente, finisci l'esame e lo fai. Però, ripeto, questo è un esempio, non è che per forza, un esempio, posso fare anche una risonanza total body, però comunque sia più informazione ho e comunque devo sempre partire largo, devo capire più informazioni di questo paziente per poterlo aiutare. Ecco, S-Drive, tolto l'integrità strutturale che non ti dà nessuna informazione, e veramente ti dà tante informazioni. Ovviamente non tutte le informazioni. Alla fine io poi ho questo report che vado a dare, questa è una cosa mia personale, vado a dare col segno più quanto veramente è interessato questo sistema piuttosto che quello, anche per cercare di capire questi pazienti come migliorano o non migliorano. Quindi, vantaggi di questo approccio: un numero di informazioni grandissimo in poco tempo, 2 ore e mezzo. Tutto è scientifico, riconosciuto anche dai più scettici. Tutto è documentato, poco contestabile, non si scontra con l'approccio a cui il paziente è abituato, perché purtroppo anche questo dobbiamo fare. Noi certe volte facciamo ottimo lavoro per le sue condizioni senza documentarli, senza niente, però lui sta meglio con la nostra terapia. Che cosa succede? Ha un altro problema. Va lì, dice, c'hai questa massa qui, ma non ti hanno fatto niente. Quindi io tutto quello che ho fatto è stato smontato in 2 minuti dalla medicina tradizionale. Quindi bisogna anche farsi furbi sotto questo aspetto. Quindi poi, come secondo livello per me, i medici, cioè quell'esame tipo il microbioma, acidi organici urinari e così via, e come terzo livello i test genetici. Perché? Perché alla fine quelli ce l'abbiamo. E non ne possiamo fare niente. Hanno cercato di cambiare con la ricerca, di tagliare dei pezzettini, aggiustarli, CRISPR-Cas, non lo so, poi se qualcuno, diciamo, le piace questo argomento, c'è, cioè, tanto è stato fatto, ma non cambia niente. Se il mio è genoma alterato, cioè io posso cambiare tutto il genoma, ma non succede niente. Quello che comanda è l'epigenoma. Se quello è sprogrammato, via, niente da fare. E non lo puoi riprogrammare con i farmaci. Quindi, ovviamente, anche qua, se io ho tanti, diciamo, posso avere il miglior test al mondo, da solo non è sufficiente. Bisogna guardare sempre in tridimensionale per avere conferme di quello che io ho. Se io vedo il paziente che ha un problema, diciamo, suppongo che può avere una malattia immunomediata, vado a vedere l'intestino, vedo spessimento della parete intestinale, vedo che questo intestino ha difficoltà a tutto il resto, questo potrebbe avere un leaky gut legato a tutte le malattie autoimmune. Quindi tutto questo deve essere, no? Quindi servono sempre informazioni integrate. Senza mezzi diagnostici non riusciamo a produrre una medicina di precisione. Nessun mezzo diagnostico è conclusivo da solo, neanche sostitutivo. La parte anamnestica, visita clinica, sono estremamente importanti, operatore dipendente, ovviamente, soggettivi, arbitrari, facilmente smontabili. Gli esami del sangue di base, così come sono intesi, ovviamente non servono a niente nel paziente acuto e nel paziente cronico. L'esame che davvero ha il numero maggiore di informazioni nella prevenzione e nel paziente cronico è S-Drive. Ovviamente è un esame, diciamo, che
non è un esame facile, non è, è solo prendere quelle cose e buttarle lì dentro quel paziente. Io quando ho una carenza di una vitamina, può essere che non la sto prendendo, ma può essere pure che non la assorbo, ma può essere che la assorbo e non arriva al suo posto, ma può essere pure che viene buttata più facilmente, può essere consumata di più del normale. Non va bene, bisogna studiare il paziente, bisogna cercare di lavorare sul paziente in modo integrato. Allora, l'S Drive in veterinaria potrebbe essere un'ottima opportunità anche per l'uomo. Incrociare i dati di tanti esami non è come sommarli, potrebbe essere davvero molto di più. Grazie a voi. Ovviamente, Bartolo. Grazie di cuore, grazie. Grazie a te.